Ragazzi, buonasera, eccoci qua. Stavolta in differita, purtroppo ieri sera ho avuto dei problemi tecnici e tutt'oggi sto avendo dei problemi tecnici a trasmettere i live. Non so come mai, se qualcuno mi può aiutare, ma io non riesco a collegarmi e vi risulterà sul mio canale tutta una serie di tentativi per trasmettere online, ma non sono riuscito. Quindi si torna in vecchio stile, come PES 2018, PES 2017, ritorniamo a fare i video in differita montati, ci metterò una vita a caricarli. Sto facendo un video adesso che sono le 7:30, quindi lo vedrete da 10 in poi, suppongo. Allora, bando alle ciance, non sono in live, quindi mi devo ricordare che nessuno mi scrive, perciò posso andare dritto per dritto. Quindi, allora, la formazione, beh, è abbastanza facile da presupporre per la partita di domani, Inter-Atalanta, ore 20:45 su DAZN. Non è disponibile Skriniar per squalifica, non è disponibile Barella per squalifica, quindi su quelli di sicuro non giocheranno. Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni sono i titolari, sicuramente ci sarà questo tridente difensivo. Centrocampo, Brozovic, Vecino, Sensi, allora questo è già un po' più, c'è già pallottaggio tra Vecino e Gagliardini. Sensi perché no, potrebbe giocare titolare, Biraghi, Candreva, i soliti esterni. Non credo ci siano delle sorprese, perché Lazzaro probabilmente, ricordiamoci che martedì c'è la Coppa Italia, quindi probabilmente giocherà martedì titolare, può essere, perché martedì ci saranno parecchi turnover. E poi Lukaku, Lautaro, Martinez, la nostra Lula, sarà in campo come al solito dal primo minuto. Quindi Inter-Atalanta, non so sinceramente Atalanta chi schiererà in campo, ma più o meno potrebbe essere quella reale. Non so chi è qualificato, chi meno, è quella schierata di in automatico. Stadio, San Siro, notte inverno, farà un freddo cane, impostazioni, campione 12 minuti, siamo sempre al solito modo. Calcio d'inizio, si comincia. Ditemi come sempre il vostro pronostico. Sarà una partita dura, l'ultima del girone d'andata, quindi potrebbe decretare in qualche modo i campioni d'inverno, anche se considerando di vincere noi e se vinciamo, e se vince la Juve domani, domani, domenica, quando gioca? Domani e domenica, non mi ricordo più, si potrebbe decretare appunto il campione d'inverno, ma c'è sì, per differenza reti, però in genere. Insomma, avendo perso il conto diretto, secondo me sarebbe più giusto che sia la Juve prima. Però, ma quello conta poco, conta alla fine. Quindi, come dice Antonio Conte, come ha detto Antonio Conte oggi alla conferenza, alla fine diciamo che sì, sei felice perché comunque sei lì davanti, però ovvio che quando si parlerà di marzo-aprile già capisci bene come sarà la nostra situazione. Basta che la squadra sia in crescita e non sia ovviamente in discesa, perché ora davvero arriva un momento davvero importante, sempre critico per noi, come ogni anno quando arriva metà stagione la crisi si comincia a vedere. Contro l'Atalanta comunque in formissima, ha vinto due partite consecutive 5-0, quindi insomma non da sottovalutare. Consideriamo che noi siamo la miglior difesa del campionato, quanto pare, subendo meno gol, Atalanta il miglior attacco del campionato, quindi lì di per sé potrebbe finire anche X. Chi lo sa, però dovessimo vincere, non sarebbe male. Sarà dura, sarà dura. Questa qua secondo me andrà a episodi, ma vedendo un'Inter agguerrita come quella contro il Napoli, perché no? Questa potrebbe andare strabene. Ragazzi, si comincia, cambia pronostico. In differita questa volta, purtroppo. Inter-Atalanta, Bastoni non ci assomiglia neanche un pelo. Via, si comincia. Dai, voglio fare un bel gameplay e qualche volta il nostro dado potrebbe anche spuntare fuori, perché è un po' che non si fa vedere. È andato in letargo forse, ma non scoprire se è un risultato. Bella Lautaro, prendiamo il pallone. Deron, Derun. Vai De Vrij, perfetto in anticipo. Come sempre, De Vrij impeccabile. Lautaro viene un po' strattonato, leggono il vantaggio. Mi sto un po' anch'io girando come non devo fare. Forse Biraghi un po', Bastoni un po' più forte nel gioco, sarebbe carino. Magari, insomma, migliorerà. Ok, dai, Candreva.
Vessino. Guardavo di là, non ho visto che c'era un giocatore davanti. Attenzione, Ilicic, occhio al triangolo, chiude Vesino, spazza via, senza fronzoli, bravo. Oh, bene, Sensi, Brozovic. Larghiamo di qua. Bene, Candreva, bene Lukaku, bene Lautaro. Triangolazione, Lautaro, la distanza. Chiude il portiere. Che portiere dell'Atalanta? Non mi ricordo mai. Portiere, non mi ricordo mai. Allora, Vesino di qua per Candreva. Che rischio. Brozovic. Ah, sono girato male. Occhio al contropiede. Attenzione, attenzione. Vai Vesino che ci arrivi. Occhio al cross in mezzo. Bastoni chiude. Ancora in attacco l'Atalanta. Biraghi, bravo. Lukaku, Lautaro. Oh, non riesco a saltare un uomo. Non riesco a saltare un uomo che sia uno. Troppo lenti. Davanti. Occhio a Gomez. Girare. La deviazione. Rischioso. È un po'. Fa impressione non vedersi là. Devo guardare di qua. Cioè, devo guardare comunque qua, però non mi vedo lì e ho uno schema un po' più ampio. Comunque, spero di risolvere questa situazione perché veramente mi sento un po'. Mi sono sentito un po' spiazzato a non fare il live in diretta. Occhio, tiro al volo. Andanovic. Ecco il conto. Bastoni. In avanti per Biraghi. Sì. Sensi di tacco per Lautaro. È partito Biraghi sulla sinistra. Vai, 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 vai. Tutta fascia, tutta fascia, tutta fascia. Il cross. Troppo sul portiere, ma calcio d'angolo. Calcio d'angolo, dai. Con Biraghi non è che sto facendo cross sensazionali. Allora, sì, no, devo fare questo, scatto, non so se c'è qualcuno che si infila in mezzo. Vai Biraghi di testa, fuori. Saperlo forse ti potevo tirare, prima del calcio d'angolo, vabbè. Non era male, però difficile, difficile, difficile. Gollini, Gollini, in porta, c'ho pure la figurina, ce l'ho dopo, tra l'altro. Sono arrivato tipo, ne ho attaccate più di 300, quindi sono quasi a metà, a buon punto. Qualcuno ne vuole scambiare, sapete dove sono. Attenzione a Malinkovski. Papu Gomez, occhio. Godin, Godin, prestalo. Rovesciata, mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio. Fuori gioco. Guardate, mi sembrava un po' oltre la linea, sinceramente. Però, tanto non entra che importa. Quindi. Poco male, poco male. Ventesimo. Non è successo ancora nulla, ha avuto un'occasioncina. Lukaku. Dalla distanza il tiro, Gollini. Questo qua non era tanto angolato, neanche tanto potente, ma il tentativo l'ho fatto. Vai, De Vrij. No, cazzo, De Vrij qua non mi devi sbagliare. Attenzione, Papu, chiude Godin. Andanovic, blocca tranquillamente. Io lancerei in avanti a questo punto. Lukaku sulla destra per Vesino. Minchia, non l'aspettavo. Quest'anticipo. Ok, Ilicic. La ruleta di Ilicic, ma Godin non ci casca. Attenzione, Lukaku, 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 Lukaku. Lautaro, no! Minchia. Frega la palla così. Non l'ho preso io. Però tiravo. Minchia, attenzione, ok. Godin. De Vrij, De Vrij. No, sti regalando. Madonna, lo stavo regalando. No, troppo, ma in realtà volevo mettere l'altra parte. Vabbè, ragazzi. De Vrij di testa per Sensi. Non c'è un po' di spazio. Brozovic. Per Lautaro, anticipato, Biraghi c'è. No, lì, ma dove cazzo l'hai passata? No. Sti regali no, sti regali no, Malinovskyi. Cambia tutto. Vai, Candreva. Come caspita è possibile che non gli ha togliato il palo? Fallo? Non è fallo, Godin. Candreva, dai, 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 dai. Vessino, chiede palla, la ottiene. Lukaku, 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 Lukaku.
Romelu, un tiro smorzato, non trovo spazio, non trovo spazio. Gosens. Andiamo in pressing, andiamo in pressing. Occhio, Andanovic, tranquillo. 38esimo già, madonna, il tempo scorre qua. Il tempo scorre. Brozovic, di testa, per Sensi. Lautaro, oh, ma perché ci mette così tanto a girarsi Lautaro? Porca di quella zozza, non riesco a giocarci con lui ogni tanto. Ok, Vecino, sì, Lukaku. Per Candreva. Candreva il tiro! Antonio! Candreva! Sul primo palo, a sorpresa, non aspettavo questo gol. Ci ho provato, eh. Vecino comunque ha fatto un grande intervento. Lukaku vede Candreva libero ed è 1-0 Inter. Antonino Candreva, pum, di punto nazzo sul primo palo. Fantastico gol. Trovato spazio. Ed è 1-0 Inter. Replay un po'... No, fammelo vedere sto gol, cioè. No, niente. Volevo mettere il replay, non sono fatto. Comunque, 1-0 Inter, 41esimo. Gol quasi inaspettato, ma comunque... in parte anche meritato, eh? 42esimo, occhio sti lanci lunghi che io non mi fido mai, come ben sapete, mi faccio sempre fregare in questo modo. Bravo Vecino, ancora altro intervento preciso per Lukaku, ancora Vecino, Lukaku, Lukaku, Romelu, centrale, ma perché? Che erroraccio, devo chiuderla. Vai, subito, per Vecino, ancora. Cross in mezzo, Lukaku di testa! Alta, alta, alta! Cazzozza! Minchia, Lukaku! Perché potevo forse avvicinarmi ancora un po', però ho avuto paura, ho detto, boh, mi tiro una botta, è venuta centrale, non so come mai. Non l'avrò direzionato bene, Che fa? Fallo, perché? Ah, via. Primo minuto, primo tempo... finito 1-0, potevo fare il secondo, ho avuto opportunità pazzesche per raddoppiare, ma purtroppo il Romelone è meritato. Fai un attimo a vedere, no, sono curioso di vedere come... caspita, sono tutti così in forma, non è che sono... peccato, potevo far già fare il 2-0, però vabbè, dai. 1-0 Inter, secondo tempo, si ricomincia. Dai, Castagne esce, entra Ateboer. Ateboer, come caspita si chiama? Non lo so, va bene così, avete capito. Brozovic, imposta per Lukaku, ancora lui. Lukaku viene chiuso, non è fallo? Va. Brozovic si gira. Subisce, fallo? Fallo mio? Non ho mica capito. Ah, fallo, punizione. Guarda, era difficile, sono 29 metri, ma ci possiamo provare. A girare, traversa, al volo, che occasione, madonna mia, me ne sto mangiando, guarda che traversa, guarda, madonna mia. Chi era quello Sensi? Minchia, c'era una porta sguardata, di prima intenzione ho tirato. Ragazzi, questa qui... questa qui è da chiudere però, che diamine. Cross in mezzo, vai Lukaku, Romelone di testa, la prende malissimo. Rischia autogol davanti. Raga, è da chiudere questa. È da chiudere. Dai, ci siamo vicini al 2-0, dai. Cross in mezzo, Romelone, Lukaku di testa, ancora Gollini. Arriva tu. Perché Biraghi? Perché? Ma guarda lì. Bastava appoggiarla, la stoppata. Bastava appoggiarla. Porta sguarnita. 50esimo, ragazzi. Siamo solo 1-0. Solo 1-0. Opportunità pazzesche per raddoppiare. Sensi, bravo. Ancora Biraghi. Biraghi mi sa che lo tolgo, perché sinceramente mi sta un po' stufando. No. Io pure stavo facendo un altro gol di punizione, vi rendete conto?
traversa clamorosa che ho preso. Lukaku, attenzione. No, mi sono girato male, mi sono girato male. Si soffre. Godin. Con calma, lancio in avanti. Biraghi. Vai Lautaro. No. Attenzione. Oh. Tutti per terra, non si capisce nulla. Nessun fallo, va bene così. Ok. Che ha fischiato? Fallo mio. Ah, fallo su Vesino ha fischiato. Ma. Sì. Ma. Va bene così, va bene così. Allora, lancio in avanti. 55esimo. Come siamo messi qua? No, vabbè, va bene, va bene. Devo fare 2-0. Mi mancano solo i gol, mi mancano solo i gol. Il discorso è quello, lancio in avanti, dai. Mi manca solo il secondo gol. Perché qui. Ah! Attenzione! Ok, Biraghi. Bastoni, dai. Ci stiamo palla. Godin. Lancio in avanti per Romelone. In anticipato. Vrai, bravo. Ok. Oh! Vesino. Lautaro. Il Toro! Centrale. Non era facile da lì. Nella faccia 60esima, mamma mia, mamma mia. Attenzione, ok. L'importante è che per vie aeree non ci facciamo fregare. Non è fuori gioco, bravo. Bella questa apertura per Biraghi. Cross in mezzo, Lukaku, tutti si scansano. Che fa? Ah. Ma non ho capito, perché si sono scansati tutti? Vabbè. Misteri della Konami. Attenzione però, Atalanta in contropiede, Godin chiude, bravo. Messino. In avanti. Attenzione, cross De Vrij, sempre in anticipo, ma ancora Atalanta con De Ron in avanti, Ateboe chiude Bastoni. Spazza via, non ci voglio proprio pensare a fare un passaggio rischioso. Palomino. Lautaro. Pallone sanguinoso, attenzione, Lautaro, il Toro, davanti al portiere. È il Toro! Martinez! È il Toro! Martinez! Ragazzi, ha fatto niente Lautaro, però... Guarda, di qua proprio si è addormentato Palomino. Lautaro, il Toro, proprio come un toro. Sbagliava proprio perché se sbagliava qui. Guarda, mi sono fermato apposta. 2-0 Inter, finalmente. Ma Palomino proprio si è... E il Toro Martinez non può sbagliare, per fortuna. La piazza lì, nell'angolino. E stavolta è finalmente il gol del 2-0. Al minuto 70. E ragazzi, è meritato. Non è che... Possiamo star lì a... succede? Mamma mia, in qualche modo ce l'ho fatta a spazzare. Che c'è da mezz'ora fa. Attenzione a Lukaku. Che non sta segnando, Più assist. Oh, bella, sì. Di tacco. Ancora il Toro Martino. Non sono girato male. Bastoni ancora. Ripeto, sta giocando davvero bene, devo dire che con le chiusure... Fallo in attacco. Ah, fuori gioco. Madonna, la gamba. Allora, facciamo un bel cambietto, va. Allora, entra Flevolo, esce Pasalic per l'Atalanta. Per l'Inter invece, Madonna, dominio. 13 tiri in porta. No, 13 tiri, di cui 8 in porta. Allora, sulla sinistra potrei mettere Lazzaro. E a centrocampo... Marca Manero? Posto di Sensi? Dai, ci sta. Ah, per forza, la De Vrij. Formissimo. E sa che vi dico?
Che il mio bel Sanchez ce lo metto. Posso dire Lautaro? Sì, posso un po'. Alexis fa un po' di minuti. Triplo cambio. Borca Valero, Lazzaro e Sanchez entrano. Secondo me Sanchez giocherà martedì, sicuro. In Coppa Italia Conte lo mette per forza, dai. Non può non metterlo. Attenzione. Ok. 35esimo. Sì, tre cambi ci possono stare. Anche perché manca un quarto d'ora. Il tiro, Handanovic. Mamma mia. Tiro che non sembrava così pericoloso, ma... Alexis. Fallo. Un infortunare che diamo appena rientrato. Vediamo. Alexis. Sgambettato. Vorrei ben vedere. Allora, bastoni. Sì, bastoni e mancino. Infatti, sai che ho scoperto solo l'altro giorno che bastoni e mancino. Ecco che gioca a sinistra. Vedi che... Candreva. Che cos'era questo? Un passaggio mio? Mica l'ho capito. Occhio contropiede. Sembrava fallo. L'arbitro non fischia. Per fortuna. Attenzione a Candreva. No. No. Occhio Gomez. No, De Vrij, perché si è fermato? Ok. Via. Tanto duesimo. Dai, manca poco. Riusciamo a fare il terzo, sai, non è che mi dispiace, eh. Anche perché sta andando relativamente bene. Basta. No! Sono riuscito a fermarlo, sto Ilicic, maledetto. Mamma mia, tanto treesimo. Cioè, De Vrij, non so perché è corso di là. Bastone ci è passato davanti. Questo era un gol fatto, questo. Però, ragazzi. Cosens ed entra Colli. Spero non si chiama Border di nuovo. Perché... Allora, 84esimo. Dai. Manca poco. Buon Cavalero. Mamma mia. Alexis Sanchez. Maraviglia. Prova a rientrare con... di prepotenza. Il tiro deviato. Madonna, che dirompenza c'ha Alexis. Porca zozza. Pesa così. Figurati nella realtà, dovesse giocare ai massimi... Nella massima forma. Come vecchi tempi. Non sarebbe male. Allora. Altro calcio d'angolo. Ennesimo. Per l'Inter. 35esimo. Dai, facciamo 3-0. Tutti a casa, dai. Sì, Vesino! Non ci arriva. Candreva. Brozovic. Ah, sbagliato io. Costar di prima, l'ho presa male, devo aspettare ancora un attimo. Attenzione, attenzione del contropiede, c'è De Vrij sempre, stavolta. Interviene, Alexis in avanti per Lukaku, è troppo avanti. Cos'è, fuori gioco? Che fischia? Fallo su Alexis, ah, Izziga, buono. Strano, per di solito non è che li fischia mai. Allora, ma lancio un po' in avanti. Ecco, servito un cazzo. Ok. Rilanciamo in avanti, De Vrij. Alexis, piccoletto la prende di testa, ma purtroppo troppo lunga. Occhio, occhio, occhio. Il pressing. 4 minuti di recupero. Mio, 2-0, raga. Potevo farne 3, se non 4. Lazzaro, eccolo lì, ecco. Ha preso il pallone e poi il passaggio, giustamente. Via via, spazio. Proprio senza fronzoli. Alexis aggancia, non bene però. Manca un minuto allo scadere. Attenzione a Gomez. Godin viene fumato. Il Papu. Una serie di ribattute. E finisce qui. 2-0. Candreva Lautaro. Poteva finire anche... 3-4-0, per come stava andando la partita. Buono così, buono così. Che brutto è Bastoni. Va bene, dai. Beh, pensavo peggio, dai, pensavo di soffrire un po' di più. Ma a parte quell'occasioncina che ha avuto nel secondo tempo con Ilicic, non ho rischiato molto. Allora, questa è la questione di Lautaro, qual è questa? Questa qua, non era male, Questa qua non era neanche male, però... è stato bravo Mollini anche. Il tiro di Gomez, questo qual è già? Non mi ricordo più.
qua ha rischiato, ma De Vrij chiude. Sì, questo qua è l'occasioncina che ha avuto. Lukaku, questo qua da fuori, e qua ci ho provato, ma non è neanche male sto tiro, solo che non tanto. Ergolini era anche posizionato bene. Questo qui, qual è già? Ah, questo qua deve anche replay, bisogna far vedere di questo. Cioè. No, quella lì davanti al portiere, che è marcatore Lukaku. E Candreva assist di Lukaku. Poi di qua, potevamo crossare, però ho detto, ma a questo punto tiro. Difatti, sul primo palo, Candreva per l'1-0. E poi, mamma mia, questa qua, ragazzi, che occasione! Che occasione! Guarda lì, centrale! Cazzo, eppure ho direzionato, non so perché è venuta centrale. Peccato, questa qua è anche una buona occasione, però è alta. Lukaku ha fallito un po' di occasioni. Questa è la traversa. Guarda lì. Ah, Candreva era, qua. Però non era, la direzione era giusta, cioè nel senso ci stava, però doveva essere più angolato. Tiro di Lukaku, anche questo era tiro, insomma. Rischiava l'autogol. Poi c'era Biraghi, se non sbaglio, vediamo un po'. Tiro di Lukaku, qual è questo? Ah, questo era buono, questo era buono. Guarda che parata che fa. Ecco, qua Biraghi che... Bastava appoggiarla, ha stoppato e il campo è finito. E il marcatore qua, Lautaro, su Palomino, si addormenta un attimo, ma il Toro. Praticamente l'unica occasione che ha avuto, sostanzialmente. Di Rapina per il 2-0 settantesimo, che chiude la partita. Il tiro di Papu Gomez, questo qua. Questo qui era pericoloso, non ci è stato anche bravo. Tiro di Ilicic qua. De Vrij a vuoto, Bastoni a vuoto, stava per segnare. E potevo fare il terzo gol con Alexis Sanchez, e maraviglia, se ne è fumati quasi 4 in un pallo, non era male, ma va bene così, dai. Sapete che quel tiro di Gomez, vabbè, pazienza, ragazzi, 2-0, potevo anche fare di più, speriamo finisca così, sabato, domani, già domani, anzi, è una partita importante, Lautaro, buona partita addirittura. Va bene ragazzi, allora ci vediamo col commento post partita, mi spiace questo video in differita, ma il live purtroppo non sono riuscito a farlo, ho dei problemi tecnici, e va bene così, dai, l'importante è che almeno riuscite a vedere, tanto penso che tanti di voi la vedranno in differita. Va bene così ragazzi, forza Inter, 2-0, me la giocherei, mi sa che potrebbe essere 2-0 gol Lautaro, si potrebbe provare. A presto, forza Inter, iscrivetevi al canale, ciao.